Claudio Benigni, nuovo capogruppo del Partito Democratico al Consiglio Comunale di San Benedetto, Vinicio Liberati sarà vice capogruppo e Giulietta Capriotti presiderà l'ufficio di presidenza del Partito Democratico. Le dimissioni di Loredana Mili da capogruppo cosa lasciano e se siete pronti a ripartire con quali basi? Sì, purtroppo questa nomina a capogruppo coincide con le dimissioni del consigliere Mili dopo un consiglio comunale, insomma, dove si sono verificate delle forti contrapposizioni. Io continuo a sperare che la Mili sia una risorsa per questo partito, perché non ho difficoltà a dire che lei è senza dubbio una personalità dalle indubbie capacità e con esperienza politica. Noi abbiamo sempre avuto un confronto anche duro nelle maggioranze, ma questo non ci ha impedito poi di essere compatti in consiglio comunale. Quindi io credo che si possa tornare a recuperare quella serenità di rapporti, insomma, che ci ha sempre contraddistinto. Ve lo aspettavate, questo scontro sull'ultimo Consiglio Comunale sulla vicenda appunto della famosa bomba di benzina, il parcheggio tra il centro e la zona stadio? Sinceramente no, ho trovato, anzi, sinceramente voglio dire, l'ho vista come un'eccessiva spettacolarizzazione quasi di litigi interni, una goccia che ha fatto traboccare il vaso. Io ritengo la questione che è stata discussa in Consiglio Comunale non di un'importanza tale da creare un terremoto politico, o che potesse comunque portare alle dimissioni del capogruppo. Io credo che la città si aspetti altro da noi, i cittadini si aspettano delle risposte, quindi non spettacolarizzazioni di litigi, ma soluzioni. Sono tante le cose da fare per questa città e sono cose molto più importanti di uno scambio di parcheggi per realizzare una zona ZTL che peraltro fa parte del nostro programma di mandato e che vorremmo, un obiettivo che vorremmo centrare. Grazie.